Seconda parte di due contro uno con il sindaco uscente di Lucca, Alessandro Tambellini, ricandidato alla carica di primo cittadino. Tambellini che stava rispondendo alla domanda di Giulio Del Fiorentino sull'amministrazione a due velocità che c'è sulla stata. Sulla rimodulazione della giunta, le dico, anche la seconda velocità. Io ho promesso il cambiamento, altri modi, altre. Per cui eravamo anche un gruppo di persone, a parte io che avevo fatto opposizione, che conoscevo alcuni meccanismi, li conoscevo, beh, insomma erano anche persone nuove, quindi c'è stato bisogno di mettersi anche alla prova e di rimodulare di volta in volta. Perché? Perché erano persone nuove che arrivavano. Non sono stati passaggi indolore anche all'interno del PD stesso, perché certamente qualcuno si aspettava di più. Lei ha mantenuto la barra dritta, mi riferisco soprattutto ai renziani, per esempio. Certamente, io ho mantenuto la linea che ritenevo che fosse giusto mantenere. Poi, quando una volta risolte le questioni più serie, il cammino è stato un'ultima battuta, le chiedo di essere breve. Lei prima ha elencato le liste che la sostengono, ha parlato di un certo tipo di sinistra, non ha mai detto la parola riformista. Mi riferisco anche al referendum di giugno, quando lei è stato in qualche maniera additato di non aver sostenuto abbastanza le riforme della Costituzione, pur essendosi schierato per il sì. Ma il nostro Paese ha bisogno di notevoli cambiamenti, ammesso che il Paese li voglia poi i cambiamenti, perché noi dobbiamo riprendere il corso della politica internazionale, dell'economia internazionale, secondo criteri più virtuosi, che sono criteri che diano al Paese più struttura. Questo è ciò che bisogna fare. Io, per esempio, rimango per certi versi vicino alle politiche di Keynes, no? E alle istanze sue, quando la grande crisi del 29 fu superata con un notevole intervento pubblico per ridare lavoro. Noi abbiamo bisogno di ricostituire attività per ridare lavoro, questo è il dato di fatto. Poi, lo ripeto, i momenti sono tali per cui bisogna anche scegliere proprio la qualità delle riforme. Noi ora c'è da lavorare sulla riforma elettorale per fare in modo che si possa andare alle elezioni nel modo giusto, ovvero dando stabilità al Paese e certezza politica al Paese. Attenzione, perché i famosi mercati, quelli che si chiamano mercati, che poi sono gli investitori stranieri, ci guardano proprio anche in ragione della nostra capacità di dare stabilità al Paese. Sì, anche perché poi Draghi probabilmente finirà il suo mandato e quindi avremo bisogno di ulteriore solidità. Sindaco, qual è il suo slogan elettorale? Ma il mio slogan elettorale, a parte quelli che vengono usati, è guardate alla vita delle persone, guardate a ciò che le persone hanno saputo mettere insieme nel tempo, a come si presentano, alla qualità che hanno dimostrato. Guardate soprattutto a questo, nella scelta dei vostri candidati. Secondo lei Lucca è migliorata sotto il suo mandato amministrativo? Ci fa qualche esempio concreto di qualcosa che secondo lei è migliorato durante questi ultimi 5 anni a Lucca? Ma la città è migliorata, credo, notevolmente. Ma si vuol paragonare proprio la vita culturale della città antecedente al nostro mandato e quella che abbiamo avviato noi? Siamo seriamente su livelli paragonabili? Vogliamo vedere la vita del teatro prima e dopo? Le opere pubbliche stesse? Devo ricordare la strada dell'ospedale, la rotonda, le rotonde, devo ricordare il sottopasso, devo ricordare gli interventi sulle scuole. Abbiamo concluso al Cuore di Santa Maria a Colle, siamo intervenuti a San Vito con 1 milione. Il mondo della scuola era un mondo completamente fuori fase. Meno male che c'è la fondazione, sindaco. Qual è il suo rapporto con la fondazione? Un buon rapporto. È necessario avere buoni rapporti con la fondazione, è necessario che la fondazione abbia buoni rapporti con noi. Le ricordo, Del Fiorentino, che la fondazione ha 3 compiti fondamentali. Stiamo parlando naturalmente della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca, che ha finanziato tutte le fondazioni hanno 3 compiti fondamentali: scuole. Mantenere il patrimonio, farlo fruttare e distribuire gli utili sul territorio. Quindi la fondazione ha questa sua missione. Quindi gli utili della fondazione devono essere investiti sul territorio. Quindi il colloquio con le istituzioni è un colloquio essenziale, fondamentale. Come si fa a proporre? Ci sono stati degli attriti a volte?
Ma ci possono essere... Non è un personaggio facile Tambellini, lo sappiamo, no? Ci sono delle situazioni che vanno discusse, indubbiamente, perché vanno discusse. La Fondazione non è che può agire al di fuori di qualunque contesto, agisce all'interno di un contesto. Ripeto, l'obbligo di parlare con le istituzioni, di intendersi con le istituzioni è essenziale, perché appunto il reinvestimento degli utili è sul territorio. Ma Tambellini avrebbe auspicato un cambio di rotta nella guida della Fondazione per il dopo Lattanzi? Ogni presidente interpreta il suo ruolo come ritiene opportuno. Poi dobbiamo vedere, le cose si vedono nei fatti, nei fatti, per cui io non intendo esprimere giudizi in questo senso. Semplicemente abbiamo mantenuto un livello di rapporti significativo prima e tentiamo di mantenerlo ancora. Quali sono i suoi obiettivi in un eventuale secondo mandato? I progetti che vorrebbe mettere in campo, le cose nuove? Perché vabbè, il sindaco uscente, se viene rieletto, poi ovviamente completa le cose che ha già messo in ponte, ma progetti nuovi, cose nuove che anche possano colpire l'elettorato, quali sono? Ma guardi, i quartieri cosiddetti social, l'attività nei quartieri di Sant'Anna, di San Concordio, di San Vito, sarà l'attività fondamentale nostra. Vi rendete conto che la partecipazione ai finanziamenti dello Stato e la possibilità di aver vinto questi finanziamenti, cioè abbiamo partecipato e li abbiamo ottenuti, dà la possibilità di intervenire potentemente su certi ambiti di Sant'Anna, ma riqualifichiamo un'intera zona, la zona che fa riferimento al distretto, agli impianti sportivi, alla pista ciclabile. Quindi puntate sulle periferie, in un eventuale secondo passo. Certamente, questo, ci sono 30 milioni a disposizione per San Concordio, per San Vito. Ma avete visto che cosa è avvenuto portando in fondo il progetto del quartiere Giardino a Ponte Tetto? Il quartiere Giardino è cambiato. Ecco, abbiamo inaugurato l'altro giorno il campo di tiro dei balestrieri della compagnia di San Paolino. Ma è una cosa, cioè quel mondo è un mondo che si è modificato positivamente, ritengo. Quindi la città da questo punto di vista è migliorata. Ed è importante oggi migliorare le relazioni sociali. Quindi il nostro intervento su quartieri social va in quella direzione, nel ricostituire socialità. Oggi le persone non si parlano più tra loro, ognuno di noi rischia di vivere solo, invece bisogna ricostituire ambiti sociali, perché una società, se non ha legami, non va da nessuna parte, non va da nessuna parte. Quindi poi il lavoro sulle frazioni, siamo rimasti indietro sulle frazioni, c'è poco da dire. Perché? Perché abbiamo utilizzato i finanziamenti che abbiamo trovato in tempi di magra come questi, e sulle frazioni siamo rimasti indietro. Abbiamo fatto alcune cose in alcuni luoghi, in altri non abbiamo potuto farle. Quindi far sentire il patto di confine, va in quella direzione, fatto con gli altri sindaci, far sentire tutti i parti del Comune di Lucca. Non ci siamo riusciti nei primi 5 anni a fare qualcosa dappertutto, ci riusciremo nei prossimi 5 anni. Sindaco, lei in questi 5 anni ha mantenuto la delega della cultura. Se dovesse essere rieletto, continuerebbe, al di là del fatto... No, non la manterrei. Lo dico subito, è necessario trovare chi porta avanti un settore che sta diventando grandemente delicato come questo. Abbiamo inventato... Anche perché legato alla cultura c'è un movimento economico e di lavoro che ha una prospettiva per l'Italia innegabile. La cultura si interseca sempre più col turismo. Pensa più a un manager o a un professore? Penso a una persona che unisca le qualità che lei ha detto. È necessario oggi lavorare anche in termini, bisogna conoscere ovviamente, bisogna però lavorare anche in termini manageriali, perché la cultura è un grande veicolo di promozione. Io posso dirvi che abbiamo messo in campo il 700 lucchese, posso dire che abbiamo messo in campo i giorni di Puccini, Dance Meeting risale a noi per certe questioni. Guardate che successo sta avendo Virtuoso e Belcanto. Abbiamo sostenuto largamente il teatro. Il teatro oggi è diverso da quello che era prima, soltanto per il fatto che gli ultimi 2 bilanci del teatro sono un pareggio. Non ci sono stati licenziamenti. Con quello che abbiamo fatto, abbiamo sostenuto il Boccherini, che è una scuola in grande espansione. L'attività del Boccherini è stata un'attività di rilievo, alta. Siamo in chiusura. C'è proprio poco tempo. Benissimo. 2 domande, mi risponde velocemente. Sì.
capolista, non più Vietina, Mercanti, è un cambio di rotta di apertura verso i renziani? Ma abbiamo mantenuto l'unità del partito, questo è il dato di fatto, l'abbiamo lavorato per l'unità del partito, è chiaro che quando si lavora per l'unità tutti dobbiamo essere insieme sul medesimo livello, al medesimo modo. Avete dei sondaggi in mano? Immagina no. Come va a finire questa prima tornata? No, non ho dei sondaggi, se no lo direi tranquillamente. Ho i vecchi sondaggi quando mi davano percentuali altissime di favore, poi bisogna vedere se le persone nell'approssimarsi della scadenza elettorale cambiano opinione. Grazie ad Alessandro Tambellini che è stato nostro ospite, grazie, ci rivediamo domani sera con un nuovo candidato a sindaco per il Comune di Lucca.